Ok, vai. Boh, che ti devo dire? Parlami delle tue dipendenze. Boh, mangiare. Ok, bene, dai, raccontamelo. Dai, amore, mangia. Dai, amore, assaggiale. Com'è questa? Vuole a quella del Travolta? No, questa è meglio. Com'è meglio? Questa è paura, fidati. Però se la vuoi, questa volta paghi, bella. Sì, ma devo chiederti una cosa. Che vuoi? Ce l'hai 20 euro. Eh? 20 euro? Ma sei fuori? Cosa ti servono 20 euro? Kiri, tu cosa stai facendo? Cosa sto facendo? L'intervallo sto facendo. Dai, dammi quella roba, perché ti porto la roba. Ma cosa vuole? Cosa dice? Cosa vuole saperne lei di sta roba? Venite qua, pensate di insegnarmi le vostre regole del cazzo, ma non ne sapete niente. Sì, ma se poi questo video lo vedono i miei? Chetamina. Ma che cos'è questo chetamina? Anestetico per cavalli. Non capisco. Non gli abbiamo mai fatto mancare nulla. Senti, Carlo, io me lo sentivo che non poteva funzionare. Adottare un figlio, con tutte le differenze che ci sono tra noi due. Lancio per Skriniar, cerca la sponda per Bianchi in area di rigore. Bianchi, Bianchi no. Finisce a terra, calcio di rigore. Rigore. Calcio di rigore e Terlizzi fuori. Bianchi no. Perin la para. Perin para il rigore a Bianchi al 28esimo. Il cross di Stevanovic. Tira. In mezzo Santana. Giorgio. Sì. Davanti per Bianchi con la sponda Skriniar. Giorgio, ma che c'è? Sto guardando la partita, cazzo! Skriniar, posizione regolare! Perin con i piedi, che parata! Il cross dentro per Bianchi! Sì, avanti! Sì! Mica magica torna! Ragazzi! 200 euro ho vinto! Oh, come minimo adesso offri da bere a tutti, Sto cazzo, queste qua sono le mie vacanze! Mi faccio un bel viaggio! Finalmente! Grande, dove sei andato in vacanza? Ma coglione, è successo 2 mesi fa, la scuola mica era finita. E poi quei soldi non ci sono più. È una cosa che non ho mai detto a nessuno, questa. Cazzo, dove sono? Cazzo no, dai, no. Ma! Mamma! Ti ho detto di mettere a posto la mia stanza. Ah, scusa, visto che qualcun altro non lo fa mai. Ma dove sono i soldi? Ma che soldi? I 200 euro che ho vinto, dove sono? Ma quelli 200 euro? Come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile che prima i soldi c'erano e adesso non ci sono più? Dov'è papà? His bony fingers close around me. Long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly charge, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to come, and your body for a living. Watch your tick won't kill you, but careful.
cazzo, non c'è la televisione, siamo noi che dobbiamo fare un video. Un video. Che video? Boh, sulla droga. Ma che droga? Sulle dipendenze in generale, non sulla droga. Praticamente ognuno deve dire una cosa che gli piace talmente tanto che non può farne a meno. Bravo, bravo, è arrivato. Raga, ma chi lo fa sto video? Oh raga, ma perché guardate tutti me? Beh dai, l'unico regista non sei tu qua. Ma io non ho niente che mi piace così tanto, che non posso farne a meno. Beh, studiare. Allora ragazzi, oggi vi racconto qualcosa di William Burroughs, un autore americano degli anni 50-60, della Beat Generation, molto particolare, un autore geniale, quasi visionario. Questo libro è un libro molto letto, La scimmia sulla schiena, e è molto importante perché lui racconta in maniera cruda, lucidissima, le sue esperienze che ha con la droga, il consumo di morfina, di eroina e poi anche chiaramente il problema di astinenza e la dipendenza che si crea dal consumo di certe sostanze. A tal proposito vi volevo leggere questo. Man mano che il vizio prende piede, le altre cose alle quali si interessava l'intossicato si svuotano ad ogni importanza. La vita si riduce alla droga, una dose e già si guarda con ansia quella successiva, ai nascondigli e alle ricette, agli aghi e alle pompette contagocce. Il tossicomane il più delle volte crede di condurre un'esistenza normale e pensa che la droga sia un fatto incidentale. Non si rende conto che pur svolgendo le sue attività estranee alla droga sta scivolando lungo la china. Solo quando gli viene tagliata la fonte dei rifornimenti capisce quale importanza abbia la droga. Perché non può fare a meno degli alcolici? Sì, una domanda. Ma se quanto cazzo mi sono sentita scema quella volta, non ho idea. Ciao, pa. Ma i tuoi? A quell'ora? Che cazzo dici? Era una delle puttane che si porta mio padre a casa, una delle tante. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio proprio più, basta. Non ce la faccio più a stare con quel coglione di mio padre. Oh cazzo, ma è finita la cassetta! Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out and taking off into the stubborn deep. Like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again now. Calling over and over and over and over again. Getting what I want is always hard to know. When it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on. Sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again now. Calling over.
Ciao. Cosa stai facendo di bello? Boh, non lo vedi che faccio. Ti posso chiedere una cosa? Se tu avessi un padre proprio con un vizio di merda, e sto vizio gli fa sputtare un sacco di soldi, e magari sti soldi li va a rubare anche a suo figlio, avessi un padre così, non avresti paura di diventare come lui? Tanto dimmelo che magari cambia anche stanza. Oh, ma che cazzo vuoi? Pure tu ti ci metti adesso. Uguale a mamma sei, spiaccicata proprio. Per colpa sua ho vomitato ieri sera. Ma stai scherzando? Sì. No, non sto scherzando, ok? Mi fanno schifo tutte quelle cose che cucina. Per te saranno buonissime, ma a me fanno vomitare, capito? E poi perché deve parlare sempre di cibo? Quindi tu, proprio niente niente niente? Veramente una dipendenza ce l'avrei. E anche fin dalla nascita. Dipendente dall'acqua. Ma va! Ma qual è una zucca di quelle che si porta a mio figlio? Amore. Non preoccupare. No, 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 non perdiamo concentrazione che era bellissima, dai.